usciamo da una situazione pandemica che ci ha messo a dura prova. Riprendere la scuola in presenza a settembre è per tutti noi una grande sfida. È il senso del messaggio della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco, Maria José, abilitato nella giornata dell'accoglienza dedicata alle prime classi di scuola primaria e secondaria e ai piccoli dell'infanzia in tutti i plessi della scuola. Stiamo giocando una sfida. Stiamo mettendo in campo una sfida. La sfida, come hanno ben rappresentato i nostri ragazzi, complimenti, hanno messo in evidenza l'importanza dei comportamenti singoli, individuali, pur nello stare insieme. Anzi, aggiungo, proprio nella sfida dello stare insieme. Dobbiamo imparare nuovi comportamenti. La distanza non deve essere solamente una regola scritta nel nostro protocollo per quanto riguarda la ripresa. Deve essere un'azione quotidiana, fondamentale. L'uso della mascherina è obbligatoria, è fondamentale, è necessaria per poter affrontare la sfida. Comportamenti nuovi, forme di comunicazione nuova. Una sfida che significa stare insieme e collaborare, ma soprattutto, ha ribadito con forza la preside, rispettare tutti i protocolli sanitari. La sicurezza dipende da ciascuno di noi. Sono importanti dunque i singoli comportamenti che vanno a determinare lo star bene di tutta la comunità. Oggi la sfida ha una nuova prospettiva, ha un nuovo significato. Non solo stare insieme e collaborare è fondamentale, ecco, estendere, occupare tutti gli spazi possibili, pur di mantenere quella distanza che oggi il piano di ripresa della scuola non considera fondamentale e obbligatoria, ma è necessaria. Ognuno di noi deve mettere in campo dei comportamenti che siano comportamenti in sicurezza. La sicurezza dipende non da un protocollo conservato nel cassetto della preside o pubblicizzato sul sito, ma dipende da ciascuno di noi. Sono importanti i comportamenti singoli, individuali. Quest'anno lavoriamo molto su questo, che poi vanno a determinare lo star bene di una comunità. Credo che la nostra comunità possa essere una comunità di coraggiosi. Coraggio vuol dire affrontare le difficoltà che la vita, che la situazione particolare che viviamo nel nostro paese, in tutto il mondo. In chiusura, visibilmente emozionata e commossa, la preside ha invitato i suoi studenti ad avere coraggio, perché dopo un momento difficile torna sempre il sereno. Avere il coraggio di vedere e di far vedere ai nostri giovani il sole che c'è al di là della nuvola. Io voglio vedere il sole, voglio additare il sole e ai giovani voglio far vedere quel sole. Grazie. Il progetto accoglienza ha avuto come filo conduttore comune ai tre ordini di scuola la terra e ha visto la dirigente protagonista in un momento fortemente simbolico. Con la presenza di Madre Terra ha piantato semi nel cortile della scuola per simboleggiare la ripartenza, da coltivare con cura, amore ed attenzione.